Buonasera a tutti, come diceva il professor Nardi, sono un allevatore di razza d'arcese di Casale Staffora, e quello che abbiamo in degustazione stasera è il fegato, che è una cosa un po' particolare perché non siamo abituati magari a degustare tagliate piuttosto che rasate, queste cose. Questa è una cosa un po' diversa, l'abbiamo fatto anche proprio con questo scopo di far conoscere anche delle cose un po' nuove, un po' diverse. E il vitello che andremo a degustare è stato allevato secondo un metodo tradizionale, diciamo, e prevede che il vitello venga nutrito con latte materno, non con latte ricostituito, con latte artificiale, fino allo svezzamento, dove comincia a mangiare il fieno, che diceva il professore, che sono fieni che noi chiamiamo prati dei monti, perché sono in altura, sono dai 1400-1500 metri in su, e sono prati perenni, non sono mai stati lavorati, non sono mai stati seminati, non sono mai stati coltivati, sono prati che sono lì da sempre, e hanno la particolarità di avere un elevatissimo numero di specie vegetali per metro quadrato. Troviamo dei fiori, troviamo leguminose, graminacee, un sacco di erbe diverse. Questa è la particolarità di questo fieno, dà dei sapori particolari alla carne, ovviamente, al latte, tutte le produzioni. E poi viene aggiunto verso la fine del ciclo di allevamento, vengono aggiunti dei cereali, delle farine di cereali, che sono o prodotti da noi con metodi naturali o comunque acquistati sul mercato locale. Ci teniamo a dire che non somministriamo soia o leguminose, solo cereali come grano, mais, queste cose. E il vitello viene macellato a un'età abbastanza giovane, che va dai 12 ai 14-16 mesi, e non so che altro posso dire. Posso? Quanto dura in carriera una vacca d'arcese? La vacca d'arcese dura in carriera finché non ti stufi di vederla, nel senso che sono animali molto rustici, molto longevi, hanno delle elevate performance di fertilità, sono animali che difficilmente si ammalano e difficilmente hanno problemi di fertilità, di mammella, di quelli che sono un po' i problemi che ci sono al giorno d'oggi negli allevamenti, le zoppie, i mastiti, queste cose sono animali che sono abbastanza resistenti a queste cose. E sono anche famose, diciamo, o lo erano almeno, per essere degli animali che davano un vitello all'anno quando non ne davano magari due in un anno. Nel senso che capita che ci sia un intervallo di parto concepimento molto breve, in cui si possa avere due vitelli, due parti in un anno, e nello stesso tempo anche i parti gemellari erano molto frequenti, perché erano essendo razze che venivano utilizzate per la trazione, dovevano fornire delle coppie di buoi ed erano anche quindi selezionate tra virgolette, gli animali che facevano parti gemellari erano selezionati, erano conservati loro e la loro progenie perché c'era bisogno dei buoi che poi la coppia di buoi ideale sono i gemelli. Quindi un animale che mangia di tutto, la chiamavano anticamente una vacca capra, detto era questo. Una carriera produttiva di 8-9 anni e una fertilità eccezionale, difficilmente salti calori un animale di questo tipo, e uso dal veterinario quasi ridotto al zero. Ecco, se pensiamo che un animale così è stato abbandonato, lo stavamo estinguendo, mentre potrebbe ancora dare reddito nelle zone montane. Una frisona quanto dura, dottore, in carriera? 3 anni? No, non li fa più. Con tutti i problemi veterinari che può avere, perché la selezione è stata talmente spinta, per cui i problemi veterinari ormai lì sono al massimo, e con un'alimentazione tutta particolare, perché se noi a una frisona andiamo a mangiare foglie secche, probabilmente non arriva dal mattino alla sera. Quindi è un animale che ancora, per chi ha voglia di lavorarci, ha passione, può dare reddito e può dare soddisfazione in carne, in formaggio e in latte. È vero? Sì.
ci vuole passione, ci vuole voglia di vivere e di abitare in queste zone che purtroppo sono sempre più abbandonate. E questo è un peccato, perché queste zone sono quelle che ci permettono poi di stare bene in pianura, non solamente per i prodotti buoni che ci danno, ma anche perché se noi abbandoniamo la collina e la montagna, siamo consapevoli oggi dei disastri che in pianura ci possono essere, ne vediamo tutti gli anni. Quindi dobbiamo fare in modo che questi territori non vengano abbandonati, aiutando queste persone a restare nei posti. Quindi torniamo a mangiare i nostri prodotti. Magari facciamo fatica a trovarlo, una volta alla settimana, ogni 15 giorni, magari un po' di Varzese, un po' di formaggio di Varzese, possiamo fare un giro in Alta Valle e andarlo a cercare, dando reddito a queste persone che vivono in queste zone con sacrificio, perché io Casale Staffolo la conosco, posto bellissimo, però viverci 365 giorni l'anno ci vuole veramente la passione, la voglia e l'amore per la propria terra, perché Daniele alleva Varzese perché alleva il nonno, e questo è il motivo che l'ha portato a allevare Varzese, se non mi ricordo male, sì, però. Mio padre mi ha ricordi di gioventù, di infanzia più che di gioventù, delle vacche varzesi che c'erano appunto in quegli anni nel paese, ma in tutta la vallata ce n'erano in quegli anni 40.000 capi sull'Appennino, erano praticamente ovunque. Poi appunto sono quasi scomparsi, e quando nel 2000-2001 abbiamo pensato di avviare l'attività, mio padre ha proprio detto: io se mi voglio di nuovo mettere in questa attività, voglio però quegli animali lì che mi ricordo di quando ero bambino. Peccato che non si trovavano più in quegli anni lì, perché era un momento di contrazione numerica massimo, proprio gli anni 90-2000, per cui è stato difficile trovarli, poi è stato difficile anche moltiplicarli per diciamo, avere il numero sufficiente da impiegare per la produzione, tutte queste cose. Sono animali che si adattano bene appunto al tipo di alimentazione, al tipo di foraggi che abbiamo noi. Essendo un'azienda che è impostata sul metodo naturale, bisogna per forza utilizzare i foraggi che dà il territorio e comprarne all'esterno il meno possibile per evitare proprio quello che è una concimazione, dei trattamenti che noi non facciamo. Noi facciamo un allevamento sempre in stalla per il momento, perché dopo avendo cominciato da poco non abbiamo ancora potuto bonificare un pascolo dove metterlo, però l'intenzione poi dei vitelli è quella di pascolare, diciamo. Viene praticamente quando l'animale è pronto, viene macellato, c'è la possibilità di ritirare presso un macellaio nostro di fiducia che fa la lavorazione dei pacchi famiglia con dentro tutti i tagli della carne dell'animale. Vabbè, complimenti a Daniele, speriamo che continui, che ci siano altri come lui che cominciano ad allevare Varzese, come qualcosa si sta muovendo. Presto mangeremo anche i formaggi di Varzese di Daniele, si sta allestendo un caseificio a Casale Staffora e speriamo anche i salami con maiali allevati a Casale Staffora. Grazie Daniele, adesso però vorrei il dottor Vigo che ci dice